Piazza del Mercato d'Orbassano gremita ieri, venerdì 15 giugno, per accogliere il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Oggi ho incontrato un ministro e il sindaco di Torino. Che Sì, cosa vi siete detti? Mi ha parlato di sicurezza in città, di come il ministro dell'Interno può essere utile ai torinesi. Io incontrerò i sindaci a prescindere dai colori politici. Mi ha raccontato di alcuni sgomberi nei campi Rom, della situazione per lo sgombero del villaggio olimpico per riportare normalità, di alcuni giardinetti bonificati da spacciatori e tossici vari, e quindi sono a disposizione per contribuire a rendere Torino sempre più bella e sempre più sicura. Non so, lei non ha sentito le dichiarazioni di Macron, ma Macron si è aperto, ha parlato di solidarietà. Ho visto che finalmente si parla di centri di identificazione e accoglienza in Nord Africa e non necessariamente solo in Italia e in Europa. E quindi sarebbe, io voglio passare dalle parole ai fatti, ma è già un cambio culturale notevole. A proposito della criminalità, lei viene da Genova dove ha portato la solidarietà non solo sua ma di tutti gli italiani, però c'è un altro dato, quello di Pisa, dove un altro poliziotto è stato preso a pugni. Continua la sua linea dura? No, non linea dura, linea di tutela delle forze dell'ordine, di buon senso, legittima difesa, dotazione in via sperimentale di pistole elettriche come in altri paesi europei, certezza della pena, quindi su questo non mollo. Sono commosso, non pensavo un venerdì pomeriggio a Orbassano di avere tanto affetto e tanta gente. Presenta anche il gruppo 41 per tutti i lavoratori uniti. Siamo qui per ricordare a Salvini di mantenere le cose dette in campagna elettorale, cioè noi vogliamo e chiediamo da tantissimo tempo 41 anni di contributi e poi tutti in pensione, e lui, secondo lui questo è giusto ed è giustissimo. Siamo qui per ricordargli questo, opzione donna, senza nessun paletto. Noi chiediamo prima di tutto che la quota 100 parta da un minimo di 60 anni e non 64, perché resterebbe peggiorativa secondo alla legge Fornero, che lui ha detto di abolirla completamente. Speriamo che non l'abolisca, peggiorando le cose. Chiediamo ancora che venga finalmente attuata una separazione tra previdenza e assistenza, che è quello che sta rovinando le casse dell'INPS. Siamo qui per questo e vogliamo gridarlo ad alta voce come abbiamo gridato tutt'oggi. I 41 con retributivo, vogliamo i 41 con retributivo. 41 per tutti. Senza se e senza ma. Tutto con retributivo. Senza se e senza ma. In questo momento di difficoltà occupazionale, i lavoratori di Italia Online si sono recati nella piazza per incontrare Salvini. Siamo qua per raccontare a Salvini l'avvertenza di Italia Online. Siamo dal 22 febbraio, siamo partiti dal Comune di Torino a raccontare a tutti la nostra storia. Siamo un'azienda che ha dato 80 milioni di dividendi agli azionisti l'anno scorso. Quest'anno ha promesso 7 milioni di premi ai manager nel prossimo triennio. Eppure lascia in mezzo alla strada 400 lavoratori italiani, di cui 250 di Torino e provincia. Quindi noi siamo qua ad Orbassano in questo caso perché sarebbe un altro pezzo del patrimonio della città di Torino che se ne va via da Torino, perché chiuderebbe anche la sede storica di Pagine Gialle e ci troveremmo tutti quanti ad Assago. Quindi oggi confidiamo di riuscire finalmente a parlare con Salvini, avere il suo appoggio, perché siamo andati al Mise 2 giorni fa, abbiamo parlato con Di Maio, ma l'avvertenza è ancora aperta. Entro il 30 giugno noi dobbiamo avere una risposta, altrimenti 400 lavoratori italiani saranno licenziati e questo non è accettabile. Al Mise abbiamo incontrato Jessica Costanzo, che è il braccio destro di Di Maio al Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico. Ci ha dato conforto sul fatto che l'avvertenza di Italia Online è una delle vertenze più importanti in questo momento sul tavolo di Di Maio, appena finito tra l'altro la firma con l'avvertenza della team, e ci ha dato veramente la garanzia che c'è la massima attenzione, perché hanno capito che in questo momento un'azienda non può fare macelleria sociale, c'è bisogno che ritorni il concetto di responsabilità dell'azienda, che è in attivo, aziende che stanno facendo utili, e gli utili siamo noi, come l'abbiamo scritto su questa maglietta, perché gli utili siamo noi, uno di 400. Quindi vogliamo che ci diano delle risposte. Ragazzi, per cambiare l'Italia, contate su me, che ho passato, io conto su voi, su Giovanni Passo.